Siamo in questa splendida location a Trani con Giacolino Gillardi della Ceretto, un'azienda storica piemontese. Parliamo di vini importanti, ma innanzitutto la prima domanda è: il Piemonte che approda in Puglia, terra di altrettanto vini che per anni e per secoli hanno spesso anche nobilitato vini stranieri, cosa prelude? Qualcosa di nuovo o entriamo e rimaniamo solo nell'ambito di un discorso di, come dire, di stretta natura commerciale? Io ritengo che questo serva soprattutto a consolidare quei legami che, come giustamente è stato ricordato, un tempo erano così, servivano per una colonizzazione da parte di certe regioni blasonate che venivano qui col primitivo di Manduria, ok, a prendere dei vini da taglio. Fortunatamente da queste parti si sono fatti furbi, come si può dire, e quindi hanno valorizzato quegli splendidi prodotti che voi avete. Noi abbiamo la fortuna di essere nati in una regione che ha avuto anche molta storia legata, se vogliamo, alle pubbliche relazioni. Quindi il Barolo, re del vino, vino dei re, vuol dire anche che erano proprio la Marchesa Falletti, nipote del ministro delle finanze del Re Sole, di Luigi XVI, che fin dai tempi il Barolo non era ancora messo a punto come tipologia di vinificazione, però andava nelle corti d'Europa a parlare di questo vino. Quindi forse il Barolo ha avuto un volano che è partito prima. Io vedo il sud in forte crescita, adesso forse è un momento di riflessione, ci sono tanti vini, c'è molta confusione. Questa crisi non è in realtà, io la vedo più come una crisi di identità. Allora chi lavora bene, chi dà una espressione chiara, tipica del suo territorio, alla fine io sono convinto che la spunterà, e quindi mi fa molto piacere essere in questa splendida cornice questa sera. Senta, naturalmente stiamo parlando dei vini più importanti, lei ha parlato del Barolo, il re dei vini. Qualche tempo fa noi abbiamo il nostro cosiddetto tra virgolette Barolo, che è l'Aglianico, che mi è capitato di definire il viceré dei vini, non tanto perché secondo al Barolo, ma perché la qualifica, la funzione di viceré era tipica delle regioni meridionali. Le regioni settentrionali avevano spesso, come dire, più familiarità con i sovrani, noi avevamo i viceré. Questo accostamento del Barolo rispetto all'Aglianico, lei come lo valuta? I vini del sud, come i vini del sud del mondo, mi riferisco, che ne so, al Malbec dell'Argentina, sono delle realtà notevoli. Regione vicina alla vostra, il Ciro della Calabria, i vini dell'Etna in questo momento in Sicilia. Si sta passando, secondo me, mi fa piacere la sua domanda sull'Aglianico, ad una serie di vini molto più seriosi. Le regioni del sud io ritengo che siano partiti con i vini più facili. Nero d'Avola, Docet, il primitivo di Manduria, il Negro Amaro, questi vini più carnosi, più polposi, più dolci, più da volumi, sono quelli che sono andati a finire nei wine bar, e è stato un primo approccio, no? Per dire che ci siamo anche noi. Con l'Aglianico si alza sicuramente l'asticella, il livello, e quindi si va a trovare più complessità organolettica, un discorso di vinificazione sicuramente più attente che i vostri enologi stanno facendo, e quindi tutto questo comporterà maggior longevità a questi vini, una evoluzione in bottiglia sempre migliore. È un grande vino, io come il mio amico Didier Depon, che è il presidente della Maison Salon, che noi rappresentiamo in Italia, e penso sia lo champagne sicuramente più raro che esista al mondo, e mi dice: un grande vino è tanto più grande quanto più lunga è la sua vita. Quindi il grande vino che dopo 6 mesi noi diciamo va bene a fare il coniglio al civet, no? Quando lo metti in umido, allora quello non può essere un grande vino, può essere da un punto di vista aziendale una a queste, certo, necessità.
ma l'Aglianico ormai si è preparato ampiamente ed è pronto, e lo sta già facendo, di andarsi ad imporre a livello qualitativo, degustativo, organolettico un po' in tutto il mondo. Il che, e domanda finale, il che vuol dire anche finalmente avere, come dire, un confronto che, come tutti i confronti, non fa che a migliorare, far crescere anche un vino nobile e re come il Barolo. Ma assolutamente, perché noi dobbiamo fare molta attenzione in questo periodo, perché tanti vini buoni ci sono in giro per il mondo, e questa è una di quelle regioni che c'è da stare allerta sotto questo punto di vista. Quindi se uno ha una competitività sana, genuina e onesta, io ritengo che ci sia da crescere tutti. Noi dobbiamo non sbagliare, voi dovete ancora mettercene un po', ma siete già praticamente arrivati, e quindi questo chi è che vince? Il consumatore. Quindi sicuramente negli ultimi 20 anni l'enologia italiana ha fatto un passo che nei 200 anni prima non ha fatto, quindi in questo momento si sta bevendo veramente molto. Grazie, buonasera. Grazie a lei, buonasera. Bene, perfetto.